Ciao ragazze, eccomi di nuovo qua con un nuovo video per parlarvi oggi delle strafamosissime palette Naked, della ormai celeberrima Naked 1, diciamo, e di sua sorella appena nata, la Naked 2. Allora, che dire, sicuramente queste due palette sono due palette buonissime. Come vabbè, molti di voi già sapranno, la Urban Decay fa degli ombretti veramente veramente buoni, super scriventi. L'unico difetto che onestamente io mi sento di trovare, ma difetto tra virgolette, a queste palette è che i colori sono un pochino polverosi. Allora, della Naked 1 non vi sto a parlare più di tanto, anche perché ormai penso la straconosciate. I colori sono questi. Andiamo da una gamma di rosini color carne a tutta una serie di marroncini piuttosto caldi, fino ad arrivare ai miei due colori preferiti, che sono il grigio e il nero. Niente che dire, questa palette mi è piaciuta tantissimo. L'unica cosa che forse non mi ha molto soddisfatta è stato il discorso che i colori sono quasi tutti shimmer o comunque satinati, ci sono pochissimi colori matte. Ce ne sono solo due effettivamente, eccoli qua, e il fatto che siano leggerissimamente polverosi. Per il resto è una bellissima palette, molto comoda da portarsi in viaggio. Io amo questo packaging così morbidoso, bellissimo. Passiamo ora alla sorella appena nata, la Naked 2. Allora, la Naked 2 usciva in questo cofanetto, diciamo, dove c'era insieme alla palette, se ce la faccio a tirarlo fuori, forse, dove insieme alla palette, insomma, trovate questa mini size di questo, diciamo, lip gloss, che onestamente io ho trovato davvero carino. Il lip gloss è fatto così, il packaging è veramente molto carino. Io l'ho anche provato, tra l'altro il colore è carinissimo e in più credo che abbia al suo interno una specie di ingrediente come il mentolo o qualcosa del genere, insomma, che pizzica un pochino sulle labbra, quindi dovrebbe favorire l'effetto volume, che diciamo fa un effetto strano sulle labbra, ma a mio parere anche piuttosto piacevole. La durata è ottima, perché per essere un grosso comunque dura quelle 3 orette, le dura tutte, 3 o 4 orette le dura tutte. E niente, l'ho trovato carino. Come sapete già, non ho più la confezione originale io di questa, ma comunque questa usciva con la mini size della Primer Potion, mentre di qua hanno deciso di mettere giustamente un gloss, tanto per cambiare. E nella Naked 1 trovavate il pennello, anche questo io l'ho trovato un signor pennello. Nella Naked 2 trovate anche qua un pennello, ve lo prendo, eccolo qua, un pennello doppio però, da una parte ha, diciamo, le setole a lingua di gatto, dall'altra ha il pennello per sfumare, adesso non ci fate caso, è anche un pochino sporco perché io l'ho utilizzato, e un buon pennello. L'unica cosa, io sono stata un po' bestiola, non l'ho lavato prima di utilizzarlo la prima volta e ho trovato che le setole fossero un po' dure, però già con qualche utilizzo si stanno ammorbidendo, quindi forse se l'avessi lavato prima non sarei incorsa in questo problema. Quindi vi consiglio di lavarlo prima di utilizzarlo la prima volta. Allora, vediamo adesso, passiamo alla palette vera e propria. Allora, la palette si presenta così e ha, al contrario dell'altra, uno specchio molto più grande, la televisione, ciao, ha uno specchio molto più grande rispetto all'altra palette e gli ombretti sono sempre 12 e eccoli qua, ve li faccio vedere,
Allora, direi che a prima vista sono molto molto simili tra loro queste due palette. L'unica differenza è che questa Naked 2, scusate, tolgo lo specchio perché altrimenti ecco, vi acceca. Questa Naked 2 ha colori un pochino più freddi, mentre la Naked 1 aveva colori tutti tendenti a quindi sui toni caldi, questo ha questa palette ha più colori con i toni freddi. Io adesso scusate, ho una luce abbastanza pessima perché ho davanti a me la luce naturale e sulla testa invece una luce gialla, quindi vabbè, i colori verranno sicuramente un pochino falsati. Niente, comunque sono questi qua. Allora, anche qua non troviamo molti colori matte, anche qui ne abbiamo solo due. Uno è questo che si chiama Foxy, eccolo qua che è un giallino color carne, e l'altro è il Tease, che è una specie di marroncino che vira forse leggerissimamente, leggerissimamente sul viola, comunque molto bello. Abbiamo il famosissimo nero della Urban Decay che è il blackout, scriventissimo, e niente, tutto il resto dei colori hanno diciamo un finish o leggermente glitterato o comunque satinato o shimmer, ecco. Che dire? Per quanto riguarda il packaging, mi piace anche questo tipo di packaging che è in latta. Forse ho amato di più quello della Naked 1, più morbido al tatto, lo preferivo. Questa palette la trovo un pochino più pesante, un pochino più sicuramente più comoda, magari anche da portarsi in viaggio perché dà più un'idea di solidità, questo sì, però è un pochino più pesante, un pochino più scomoda da usare. Io preferivo il tessuto morbidoso, insomma. E niente, che altro dire? Vi faccio qualche swatch, così che possiate vedere qualche colore. Adesso non ve li sto a fare tutti, anche perché ripeto, ho una luce pessima, quindi si vedrebbe male. Comunque vi faccio uno swatch dei miei tre colori preferiti, che sono uno, questo qua, che si chiama Suspect. Adesso ve lo swatch sulla mano. Eccolo qua. Qua, che è diciamo un rosino doratino con effetto shimmer, ma veramente veramente carino, veramente luminoso. Poi altro colore che adoro è il Pistol, eccolo qua, ve lo swatcho anche questo qua vicino, eccolo Pistol. E questo qua invece è una specie di grigio sempre shimmer, che sta molto bene secondo me con le carnagioni, insomma, tipo la mia, quindi con occhi chiari e pelle piuttosto chiara. Poi vabbè, adoro il nero, ma vabbè, questo non ve lo faccio vedere perché classico nero, e mi piace tantissimo anche questo colore che è il Verve, eccolo qua, non so se riuscite bene a vederlo, ripeto, i colori risulteranno molto molto falsati. Ma è anche questo un grigio rosato molto shimmer, perfetto da usare come illuminante. E qui magari all'interno vicino al condotto lacrimale o sull'arcata sopraccigliare, veramente 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 bello. Niente che dire, se anch'io, come ho sentito altri pareri insomma in giro, anch'io forse amo di più la Naked 2 rispetto alla 1, ma semplicemente perché, come dicevo prima, io amo di più i colori sui toni freddi piuttosto che sui toni caldi. Sicuramente sono due signore palette, però se volete un mio parere, se non avete la Naked 1, io acquisterei direttamente la Naked 2 perché la trovo più bella. Niente, con questo è tutto, spero di avervi fatto. Sono incantata. Spero insomma che il video vi sia stato utile, che la mia opinione vi sia servita. Vi mando un baciotto e ci vediamo presto. Ciao!